Gli europei 2020 sono alle porte. Chissà quante sfide importanti finiranno ai calci di rigore. Noi italiani di calci di rigore ne sappiamo qualcosa. Nel bene e nel male. Alto! Oggi vedremo dei trucchetti per tirare e per parare i calci di rigore grazie alla matematica. Ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. I calci di rigore possono sembrare tutto frutto della fortuna, ma in realtà non è così. E una statistica ce lo conferma. La Germania ha vinto tutte le sfide ai calci di rigore dal 1986 fino al 2006, mentre l'Inghilterra le ha perse tutte tranne una. Se fosse solo frutto del caso, non ci sarebbe questa grande disparità. Quindi negli anni diversi studi matematici hanno portato a galla diversi aspetti di un calcio di rigore. Partiamo dal primo elemento che sembra avere un'enorme importanza, ovvero il lancio della monetina. Il lancio della monetina stabilisce chi inizierà per primo e, probabilmente per una questione psicologica, chi incomincia per primo risulta essere più avvantaggiato secondo le statistiche. Una volta stabilito l'ordine delle squadre, va selezionato anche l'ordine dei tiratori. Secondo la matematica, qual è l'opzione migliore? L'opzione migliore è schierare dal meno bravo al più bravo. Se però seguiamo questo ragionamento, rischiamo a volte di far fuori il tiratore più bravo, come per esempio è accaduto nella finale di Coppa Italia a Cristiano Ronaldo, che non ha tirato il proprio rigore. Quindi un'opzione utile potrebbe essere quella di mettere per primo il più bravo in assoluto. A partire dal secondo in poi verranno messi in ordine crescente di bravura, mentre i tiratori scelti per i rigori a oltranza saranno in ordine decrescente di bravura. Adesso passiamo ai trucchetti per gli attaccanti per tirare al meglio un calcio di rigore. Possiamo suddividere un penalty in due momenti, la rincorsa e il tiro. Secondo la matematica, qual è la rincorsa migliore? Breve, lunga? La rincorsa migliore è una rincorsa lunga. E mi raccomando, quando vi state allontanando dal dischetto, non smettete di guardare il portiere negli occhi. Ovviamente questo per una questione psicologica. Una volta presa la rincorsa dobbiamo andare a tirare il pallone. Ed è meglio tirare subito o prendersela con calma. Bisogna prendersela con calma. Si rischia di sbagliare di più andando troppo velocemente al tiro. Un vero cecchino aspetta il movimento del portiere o tira senza pensarci? Il cecchino deve essere quello che non aspetta il movimento del portiere, ma già sa dove tirare e nel momento in cui tira non bada al portiere. Adesso finalmente siamo arrivati al tiro. Qual è la zona migliore per tirare? Secondo le statistiche, i calciatori tirano il 13% in alto, il 57% in basso e il 30% a mezza altezza. Perché tirate a mezza altezza? Non è una questione di matematica, lo sanno tutti che è la zona dove il portiere ha più possibilità di parare. E non lo dice solo la matematica, lo dice anche il buon senso. Comunque, torniamo a noi. La zona migliore dove tirare è in alto a destra. Ma perché allora i calciatori non tirano in alto a destra e tirano solo il 13% delle volte in alto? Perché è una questione psicologica, preferiscono vedere un proprio tiro parato piuttosto che un tiro fuori. E quindi difficilmente angolano troppo il tiro e difficilmente tirano troppo in alto. Perché proprio a destra e non a sinistra? Perché la maggior parte dei calciatori è destra e la maggior parte dei giocatori tende a incrociare il tiro, vero Insigne? Quindi la zona più probabile è a sinistra, ovvero la destra del portiere. E quindi tirare a destra o alla sinistra del portiere è la cosa migliore. Ah, una cosa molto importante, non tirate sempre nello stesso punto, altrimenti sarete prevedibili. E è vero, è una cosa banale, ma è stata studiata anche dalla teoria dei giochi di John Nash. Ah, e mi raccomando, non dimenticate di esultare, perché è vero che non avete vinto la partita, ma esultare potrebbe far intimorire gli avversari e fargli commettere un errore in più. E adesso passiamo ai portieri. Il lavoro del portiere è molto più complicato dell'attaccante. Le possibilità di un portiere di salvare un rigore sono molto molto basse, ma esistono anche per i portieri dei trucchetti.
Abbiamo visto che per un attaccante è meglio non aspettare che il portiere si muova. E invece per il portiere è meglio aspettare il tiro dell'attaccante o buttarsi e poi provare a parare? Anche in questo caso qui è meglio provare una parata prima del tiro, perché il pallone viaggia a velocità altissime e impiegherà qualche centinaia di millisecondi per raggiungere la porta dopo aver lasciato la scarpa. Quindi il portiere ha un tempo brevissimo per poter scegliere dove buttarsi. Quindi in realtà la cosa migliore è decidere già di prepararsi e sapere dove buttarsi. In base a che cosa? Per esempio in base alla postura del calciatore o in base a tutti i rigori che ha precedentemente segnato il calciatore. Solitamente i portieri indovinano il lato, ma non riescono a capire l'altezza del tiro. Se ci fate caso, nella maggior parte dei casi il portiere si butta dal lato giusto e a volte riesce anche a toccare la palla, ma non riesce a capire l'altezza del pallone. Secondo queste statistiche, parare un tiro sembra impossibile, ma esistono due trucchetti che molti portieri usano. Uno dei trucchetti è uno abbastanza noto, ovvero che i portieri sulla linea della porta si mettono in questa posizione. Non si mettono mai con le braccia di fianco al corpo o così, ma si mettono in questa direzione qui. Mettendosi in questa posizione qui, danno l'impressione di essere più alti di quello che in realtà sono, grazie a un'illusione ottica che inganna il nostro cervello, come quella delle frecce che sembrano avere una lunghezza diversa, ma in realtà hanno la stessa lunghezza, semplicemente cambia la posizione delle frecce. Questo è il primo trucchetto che adoperano e che solitamente inganna. Se il portiere risulta essere più alto, i calciatori tenderanno ad angolare di più il tiro, ovviamente per non fargliela prendere. Se angolano di più il tiro, hanno anche più possibilità di tirare fuori. Un altro trucchetto che adoperano i portieri, o che potrebbero adoperare i portieri, è quello di non posizionarsi al centro della porta, ma di spostarsi rispetto al centro di magari 5, 10, 15 massimo centimetri. Questo che cosa provoca nell'occhio del calciatore? All'occhio del calciatore sembrerà di avere un lato più vuoto e un lato più pieno, e quindi il calciatore sarà più intenzionato a tirare nella parte, diciamo, più aperta, e il portiere saprà qual è la zona più aperta e tenderà a buttarsi dal lato giusto, e quindi è come se il portiere dicesse dove tirare al calciatore. Un altro trucchetto che adoperano molti portieri, che però è veramente fastidioso, è quello di muoversi lungo la linea della porta. Effettivamente le statistiche ci dicono che i calciatori tendono a sbagliare di più. Un'altra cosa che i portieri non fanno è quella di rimanere fermo sulla linea della porta, ma alla fine scelgono sempre dove buttarsi, quindi o a destra o a sinistra, e si buttano sempre. I portieri avrebbero più possibilità di parare un rigore se stessero fermi al centro. Sembra paradossale, ma in realtà è così. Nella quasi totalità dei casi i portieri si buttano o a destra o a sinistra. L'attaccante potrebbe approfittarne e tirare al centro. Questo è un altro trucchetto che potrebbero utilizzare gli attaccanti, mentre in realtà i portieri, la cosa migliore secondo le statistiche, è quella di rimanere fermi al centro della porta. Bene, questo era tutto per oggi, noi ci vediamo al prossimo video.